È martedì 2 febbraio 2016, alle 7.30, al termine della celebrazione, il provinciale fra Francesco Colacelli benedice la salma di San Pio, prima della traslazione alla Chiesa Superiore. Siamo a San Giovanni Rotondo, terra in cui Padre Pio ha vissuto gran parte dei suoi anni. I frati, in una lunga processione, trasportano a spalla il corpo del santo. È il giorno seguente, mercoledì 3 febbraio. L'emozione è grande, la folla tantissima. È il giorno di chiusura dell'anno di vita consacrata e tantissime persone si sono riunite nella chiesa dedicata a San Pio, a San Giovanni Rotondo, per salutarlo prima della partenza per Roma. Intorno alle 9.30 del mattino il corteo parte. Il sagrato di San Giovanni Rotondo è pieno di bambini, di folla. I medici di Casa Sollievo della Sofferenza, opera voluta da San Pio. È la sera di giovedì 5 febbraio, quando i corpi di San Leopoldo Mandic e di San Pio lasciano la Basilica di San Lorenzo al Verano per percorrere le strade di Roma e arrivare alla Basilica di San Salvatore il Lauro. Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio, la salma di Padre Pio e quella di San Leopoldo arrivano a Piazza San Pietro, ad aspettarli Papa Francesco, che li ha voluti come i santi della misericordia.